dico queste brevi considerazioni per partecipare alla giornata. È un'occasione adatta per cercare i fili buoni che resistono tra un passato e un presente. Sono trascorsi in fin dei conti pochi decenni dalla fase in cui Tina Anselmi era protagonista della vita politica. Quel che colpisce è che parliamo comunemente di epoca diversa. Ora le epoche hanno bisogno di almeno 50-60 anni, non sono passati tanti anni. Mi sono domandato perché già parliamo di un'altra epoca. E c'è una spiegazione tecnica, perché a fronte di una lunga stabilità di potere, di governo, siamo passati al potere dell'instabilità e soprattutto all'indistinto. Ci ricordiamo i nomi di alcuni ministri e della prima ministra donna di Tina Anselmi, ci ricordiamo il nome di Rosy Bindi, di Maria Pia Garavaglia. Se facciamo un ente locale, facciamo fatica a ricordare i nomi di alcuni ministri di questi ultimissimi anni. Entrano ed escono con una velocità non per colpa loro, tale per cui sono l'indistinto, non è colpa loro. E molti di quelli che sono protagonisti oggi, non voglio mancare di rispetto a nessuno, sono arruffapopolo, e di quelli conosciamo, ricordiamo i nomi, quindi ricordiamo i nomi di quelli sbagliati, mentre l'epoca precedente si caratterizza perché ricordiamo prevalentemente i nomi giusti. Il filo buono principale che io rintraccio tra questo relativamente recente passato e presente è la politica come passione centrale della vita, come mestiere, non bisogna aver paura di definirlo così contro quelli che teorizzano che la politica va fatta una volta sola o al massimo due mandati. Ogni allusione puramente voluta, come mestiere di servizio a un ideale dentro un disegno. Un altro requisito è la capacità di confronto con gli avversari. Terza cosa, la politica come competenza. Tina Anselmi, Rosy Bindi, Maria Pia Garavaglia si sono occupate di cose concrete che attengono alla vita quotidiana delle persone, la sanità, i diritti, il lavoro. C'è un filo tra questo vostro impegno e quello che fanno, adesso farò apologia di comune, quello che fanno le sindache come Patrizia Cazza, gli amministratori di tanti comuni, che si occupano della politica concreta. Chiedo all'onorevole Rosy Bindi, si ritrova in queste indicazioni e che cosa pensa che la politica del 2022 abbia smarrito di fondamentale per essere così guardata male dalla maggioranza dei cittadini. Purtroppo nelle recenti elezioni un terzo degli italiani ha rifiutato di coinvolgersi nel momento più sacro che abbiamo nel sistema democratico. Innanzitutto buongiorno, un ringraziamento e un saluto alla sindaca Patrizia Cazza, a Maria Pia Garavaglia, al direttore
e a Valentina, che ringrazio molto per il lavoro che fa per ricordare a tutti voi che ha avuto una grande zia. E io in realtà mi ero preparata un po' per ricordare Tinanzelli, immagino che l'avete già fatto in questo primo momento, che mi dispiace molto di essere persa e non essere potuta essere tra voi, il motivo lo conoscete. Ringraziamo questi potenti mezzi ai quali il Covid ci ha abituati, che forse non lasceremo mai, qualunque disgrazia che ci capita lascia comunque un segno positivo nella nostra vita. E sì, direttore, condivido, ma è troppo facile, vorrei dire in un certo senso, condividere le sue parole, sia per le critiche che ha mosso a questo momento impegnativo che stiamo vivendo, e quale la politica non ha dato da troppi anni una parola di sé, e naturalmente condivido anche la parte positiva. E la condivido proprio perché Maria Pia lo sa benissimo, siamo cresciuti ad una scuola dove, anche se i percorsi formativi sono stati diversi, ma ha avuto anche dei momenti simili, dei percorsi condivisibili e condivisi, ci hanno insegnato, come diceva Tina, che la politica è una grande passione ed è grande nella misura in cui la si vive come servizio. Un bellissimo passaggio del libro che ha fatto Manda Vinci dice: se la politica la vivi così, con l'impegno anche di cambiare le cose e con grande spirito appunto di servizio, di carità, allora ti togli tutta la bellezza e te ne innamori, no? È bello anche che questa frase è dentro il capitolo nel quale lei dice di essere una grande appassionata di arte, però più dell'arte, sono stata conquistata sempre dalla politica, che se la fa in quel modo, allora diventa una grande, straordinaria passione e avventura della vita. Se invece ti abbandoni al cinismo, alla mera gestione del potere, allora fai l'esperienza di cascando, che è esattamente quello che poi di fatto la rende lontana. Ma tutto questo naturalmente vale per Tinanzelli, no? Io non oso, quindi io la ringrazio molto, mi piace che ha collocato in questa scia nella quale l'avventura della vita ha voluto anche che condividessimo con Tinanzelli il Ministero della Sanità, Maria Pia, ma davvero faccio molta fatica ad accettare, diciamo, in qualche modo di essere anche accomunato, no? Tale la sua testimonianza e la sua grandezza, la quale noi proviamo a essere davvero quei nani portati sulle spalle dei giganti. E io credo che la lezione di Tina sia oggi particolarmente importante nella nostra vita, lo è sempre stata, ma lo è soprattutto in questo periodo, mi verrebbe a voler dire, lo è in questa giornata, che ha voluto coincidesse anche con un momento significativo di fronte alla vita del nostro paese. Noi siamo assolutamente rispettosi di quello che è stato il voto degli italiani, anche di quelli che sono stati a casa, perché ci sentiamo responsabili di astensione su questo paese, tutti in qualche modo. Accettiamo naturalmente, proprio perché siamo stati alla scuola della democrazia, quello che è il discorso per il comune, però credo che ricordare Tinanzelli significa ricordare la vita di una persona che io definisco partigiana della democrazia, non solo il momento più ricordato di questa donna, i suoi 16 anni, la staffetta partigiana, e sono contenta che sia lì Maria Pia come presidente,
ufficiali cattolici, perché vorrei che ricordassimo a tutti noi che ci sono stati molti modi di essere partigiani. E io sono scritta all'Ampi, quindi cerco di essere da questo punto di vista, però voglio sottolineare il modo con il quale la componente cattolica dei partigiani ha partecipato alla resistenza e di cui Gina Anselmi è, a mio avviso, un emblema virtuoso, perché sempre in quel libro c'è una frase impressionante: ogni volta che uscivo di casa pregavo il cielo di non dover sparare. E il Sartor, che è il capo, ci sono due Sartor nella vita di Anselmi, il formatore che poi sarà senatore della Repubblica, è il capo partigiano. Il capo partigiano insegna alle sue ragazze che non va provocato l'avversario, il nemico, non va provocato, perché sono delle vette. E se noi pensiamo a quante avversarie sono state frutto di provocazioni inutili che sono state fatte, sia ben chiaro, non assolvo dell'avversario, ma dico che quando hai di fronte a te una forza voluta che non protegge, l'atteggiamento giusto è quello che esce in casa sperando di non sparare, e che tiene un atteggiamento appunto non provocatore nei confronti dell'altro, perché sa che poi le conseguenze sono i 30 ragazzi impiccati, è Mazzabotto, è Sant'Anna di Scarsema, è Civitella di Valchiana, per un partigiano ferito ad una gamba si sono bruciate 400 persone, e potremmo raccontare tante. Allora, questo modo di partecipare alla resistenza, questo fondamento antifascista della nostra Repubblica, che non va mai dimenticato, che non può essere spazzato via da nessuna maggioranza politica diversa, perché è costitutivo della democrazia italiana, è anche un antifascismo fondato sulla pace e sul valore della pace, perché persino nella guerra di difesa, che nemmeno quella era giusta, perché neppure più catechismo chiama la guerra giusta, anche quella di difesa, c'è bisogno di una proporzionalità. E quindi io credo che questo insegnamento oggi vada ricordato, e perché poi la chiamo partigiana della democrazia per tutta la vita, perché la difesa tutta la vita e l'ha attuata tutta la vita, non è solo un momento iniziale di questa storia, perché se noi facciamo una sorta di sinossi tra la Costituzione italiana e la vita latina, e noi ce la troviamo incarnata. Pensate alla prima, lo ricordavamo, no? Cioè, che cosa rendeva grande la classe dirigente di una fase e tuttora potente, la classe dirigente di questo paese? Era la dimensione, diciamo, pluralista e partecipata. Finanziando, nessun giorno della sua vita non è stata parte di una realtà associativa, che fosse l'Azione Cattolica, che fosse il sindacato, che fosse il partito, ma l'ha vissuto come, non come una delega, no? Non come una partecipazione scolare. Se io penso che è arrivata in Parlamento nel 68 e che prima di arrivare in Parlamento ha fatto da donna la responsabile dei giovani, l'eccezione, magari non so se ti ricordi quanto maschilista era il movimento giovanile della democrazia cristiana, Tina Anselmi è stata responsabile dei giovani, però ha vissuto ogni giorno, a partire dalla sua sezione locale, dagli interessi prima provinciali, poi quelli nazionali, arriva il 68 in Parlamento, prendendo in preferenza una a una, donne votate da donna. Quindi questa dimensione non erano leader, ma erano leader che si erano formati, che esprimevano una comunità, non il contrario, come avviene oggi. Oggi noi abbiamo i leader plasmatori di comunità, no? I leader di un tempo erano l'espressione della comunità. Ecco, lei ha difeso questa democrazia, come ha difeso la democrazia sostanziale quant'altro.
perché noi la ricordiamo sempre come il primo ministro donna. Allora, fatemi quanti uomini ricordate i ministri della Repubblica? Ti la ricordiamo, non perché è stata la prima soltanto, ma perché ha fatto qualcosa di questo. Perché dal ministro del lavoro ha fatto le leggi di parità, e ancora siamo lontani, dal ministro della sanità ci ha regalato, sullo cambio interparlamentare che va da anni, il servizio sanitario nazionale. Non mi soffermo su questo punto, ma la voglio dire che rischiamo di perdere anche noi in questo momento la base del nostro paese, perché c'è una mutazione genetica della natura pubblica del nostro servizio sanitario nazionale, con le sue caratteristiche fondamentali. Attentiamo un contesto della politica possa fare una scelta diversa, non la condivido, ma il problema oggi è che nessuno fa scelte diverse e ogni giorno si sta mettendo a rischio questa grande conquista che ti nasce per calare, la quale abbiamo discutato la politica. Approvando una legge di cambiare. Chi precedente toccò a Maria Pia il testimone dalle mani del ministro De Lorenzo. Ci fu una legge. Il paradosso di oggi è che noi abbiamo un sistema spezzettato in tanti sistemi regionali dove quotidianamente si mette alla rischio i cambiare di quel sistema. Allora, ricordare prima vuol dire anche superare questa ipocrisia in questo modo. Credo, perché se vogliamo onorare il suo essere partigiana della democrazia sostanziale per aver attuato i diritti fondamentali dei cittadini, noi dobbiamo avere il coraggio di dire fermatevi e quando voi provvedete ci partecipi di quello che sta facendo. Voi siete al confine tra due regioni che se vi mettiamo a confronto si vede subito, no? Tra qualche chilometro siete in Lombardia, no? Se non sbaglio. Se la geografia è chiara, sono due sistemi che noi mettiamo a confronto, ci chiediamo, siamo lo stesso servizio sanitario nazionale? Io questa risposta è tutto. Nel momento in cui ricordiamo questa cosa, siamo in dovere di farlo. Altre due sottolineature politiche. Una democrazia larga, il valore della laicità è un valore fondamentale, io questi giorni. C'è stata una grande riflessione, giustamente, sulla natura antifascista della nostra Costituzione, e giustamente quasi ce la dimentichiamo. Vogliamo dire anche il valore della laicità di fondamento della nostra democrazia, della nostra Costituzione, e che mettere a rischio questo valore è un'offesa, posso dirlo, anche a noi cattolici. Anche a noi cattolici che abbiamo dato e cercare di dare un contributo alla vita di questo paese, e soprattutto i cattolici che hanno scritto la Costituzione. Cioè usare la religione come strumento di potere e usare la religione per imporre la propria visione al mondo è un tradimento della fatica fatta dai nostri costituenti e della persona. Ed essere credenti significa questo. Non significa imporre la propria visione, significa rispettare il pluralismo. Chi da tutte le opere cristiane ha partecipato al tavolo che scriveva le leggi che poi non hanno fatto, come quella della morte, come quella dei divorzi, ma hanno fatto di tutto per migliorare quelle leggi. Hanno fatto di tutto perché in quelle leggi fosse scritto anche il punto di vista che lei diceva non è religioso, è laico. È la nostra visione della famiglia e della vita che ci porta a difendere questi principi. Non per imponiamo, poi dobbiamo collaborare tutti insieme a questo percorso. E guardate, in un tempo come questo, dove le democrazie occidentali sono assediate proprio dalla mancanza di laicità che c'è nel mondo, pensate ai nuovi imperialismi, alle nuove autarchie, al potere religioso dell'Islam. Un valore che l'Italia non può permettersi. E lo chiedo come credente, non solo come cittadina di questo paese. L'uso della religione in maniera impropria è un tradimento alla democrazia e alla fede. E non mi piace citare il Papa,
perché lo cito volentieri io, il suo è un modale. Il problema è che scomoda la città di Papa Francesco, perché si ricorda, lui lo dice sempre, io difendo i poveri non perché sono comunista, perché c'è scritto nel Vangelo. Ora questo significa che un credente sta, cioè del corpo della strada, la percorre nel dialogo con tutti gli altri, ma diciamo servendo e cercando di servire prima. Guai a voi, guai a pensare di avere la verità. L'ultimissima cosa. Chi ha sempre stato a partecipare alla democrazia fino all'ultimo momento attraverso la funzione di voi. E le sue parole che ci sono state al ministro, prendete la credibilità che il ministro faccia a voi. No, la faccia del potere purtroppo il ministro non l'ha fatta per la commissione. E quando ho visto un attentato dentro sta alla democrazia. Nei suoi. E lo vogliamo dire che l'unica persona che ha avuto il coraggio di chiamare per nome e cognome le persone, cioè lei ha fatto una lista di nomi. E ha chiamato per nome quelli che gli stavano accanto in Parlamento, che gli stavano accanto nel partito, con le quali aveva condiviso il servizio nelle istituzioni. E questo coraggio, che gli è costato una non rielezione al Parlamento, perché si è fatta tanti nemici, però noi dobbiamo essere grati a Tina di aver fino all'ultimo, diciamo, combattuto, perché mentre il fascismo e il nazismo erano, come dire, nemici palesi, la P2 e le massonerie degli altri sono nemici della democrazia occulti e quindi più pericolosi. E lei ha portato alla luce tutto questo e ci ha detto anche che le pagine oscure della vita di questa Repubblica, quelle due terrorismo e mafia, non prescindono a lei dall'accordo con chi non è trasparente. Ecco, quindi io credo che, insomma, a Tina dobbiamo da quando aveva 16 anni fino a quando ci ha lasciato, compresi gli ultimi anni in quale la malattia l'ha in qualche modo imprigionato, no? Li dobbiamo molto, sempre, però mi sembra che ricordarla oggi e in questo periodo della vita del nostro paese sia davvero per noi essenziale e fondamentale, perché nel rispetto delle regole della politica, del dialogo, del confronto che ci ricordava il lettore. Ecco, io credo che il confronto si fa tra idee forti e tra testimonianze vere e coerenti. In questo senso, quello che avete fatto oggi è qualcosa di straordinariamente importante per la vita del nostro paese e che mi auguro un punto di riferimento per tutti coloro che soprattutto sono chiamati in questo momento nelle nostre istituzioni a difendere quella democrazia di cui Tina è stata partecipata. Mi propongo a Valentina Dall'Aria un tema che a me sembra centrale. Perché ci stiamo perdendo per strada tanti cittadini italiani che non vogliono più sentir parlare di politica al punto da difendere la scelta di star fuori quando si compie il primo gesto della politica, cioè di scegliere i propri rappresentanti? Che cosa si è sbarrito? Grazie Rosy, grazie davvero. È anche bello sapere che davvero abbiamo le stesse radici, perché stamattina avete già sentito alcune cose che ho detto rispetto alla laicità e all'orgoglio che abbiamo, è vero. E una serie di momenti in cui bisognava dimostrare in che cosa consistesse la laicità dello Stato. Intanto già questo, senza partecipazione, Rosy Bindi ha detto che Tina non è mai stata fuori da un'associazione, l'Azione Cattolica, il CIF, il sindacato, la Democrazia Cristiana. Se non credi alla partecipazione, non la testimoni. Ognuno pensa per sé, e se pensi per te,
il tuo interesse, anche legittimo, diventa l'interesse. Invece, il bene comune è la somma dei disinteressi per avere poi una realizzazione di qualcosa che ricade a beneficio di tutta la comunità. La partecipazione è fatica, la partecipazione è parte di te, imparare, avere una competenza che non è la competenza di una disciplina, la competenza a capire i problemi della società, a stare nella società. Noi da un trentennio abbiamo avuto il predominio della organizzazione di partito rispetto alla partecipazione organizzata dai partiti all'interno della comunità tramite i loro iscritti, i soci, i rappresentanti. Io da anni non conosco più direttamente i responsabili di partito, e poi io non ho mai abbandonato il partito. Ho fatto la tessera ogni anno, ho cercato di andare dove mi hanno chiamato, ma anche dove mi hanno chiamato avevo pochi iscritti. Ai tempi di Rosi miei, credo che quando un circolo, una sezione, chiamavamo allora, chiamassero, venivano curiosi di sapere noi che cosa pensavamo, che cosa stavamo facendo. Le sezioni spiegavano anche che quali erano le leggi in corso. Dell'833 hanno fatto lezioni i nostri parlamentari dappertutto. Erano gli anni anche di un'altra legge, la legge quadro sociale, la 382, che aveva creato molto disagio anche tra i cattolici, perché entrava nel merito delle organizzazioni, delle associazioni. Venivano sciolti gli enti di beneficenza a cui eravamo tanto legati perché venivano dalle nostre radici. Quindi da un trentennio perlomeno abbiamo i partiti che sono diventati loro stessi oligarchia. Quindi come fai a vivere la democrazia? La democrazia è la partecipazione fisica, è l'incontro, è il dialogo anche con gli avversari. Gli esempi classici sono le riforme che ha citato Rosi. C'è stato un periodo in cui abbiamo fatto delle grandissime riforme, hanno lasciato il segno, le stanno adesso, ecco altra cosa, le stanno minando dalle radici, cioè sui principi. L'833 è una grande legge che dopo la Costituzione credo avesse voluto incastonare l'uguaglianza dei cittadini con l'universalismo, la parità di accesso, l'eguaglianza di tutti di fronte al bisogno di sanità. Adesso non è così, ma non è così perfino istituzionalmente. Io vengo dalla regione Lombardia, perfino l'istituzione ha distrutto l'uguaglianza tra i cittadini. Allora, se tu non trovi la risposta uguale, perché devi amare lo Stato? Guardate che la riforma sanitaria è una riforma che tocca da vicino il senso di appartenenza ad una comunità organizzata. Se lo Stato nel momento del mio bisogno più acuto, può anche essere non vero il bisogno sanitario, posso avere paura di non avere la cura, posso avere paura di essere malato, se non trovo la risposta, perché io devo dedicarmi a chi non mi dà la risposta? E allora non voto neanche al Consiglio regionale, dove gli assessori regionali sono con io, non voto neanche il Consiglio comunale. Perché gli amministratori comunali sono gli unici che vengono votati? Perché sono ancora gli unici che vengono controllati. Il sistema democratico è democrazia. La P2 è stato esattamente il non controllo dello Stato sui gangli della democrazia. Rosi Minniti non so quanta confidenza avesse potuto avere con la Iotti, io non so perché ne avevo tante, ma ha chiamato. Un giorno facendo così, forse la Rosi si ricorda, che faceva così, e sono andata da lei sullo scranno, io anche un po' preoccupata, e lei mi ha detto: ho una cosa che mi sta qui. Vorrei chiedere a Tina Anselmi di presiedere la P2, quindi è stata una grande confidenza. Cosa pensi? Ha detto: beh, glielo chiedi. Secondo me è l'unica che può farlo, ha detto anche secondo me. Glielo chiedo. Dopo 20 minuti di pensamento e di preghiera, è tornata da Raiotti a dire di sì. Non è casuale che erano due donne, però, che hanno fatto la resistenza a tutte e due. Abitava al numero 30 a casa della signorina Rossi, quindi io l'ho seguita proprio in giorni in cui era
non sarebbe disperata mai, una donna forte, non solo perché era una combattente, perché aveva una fortezza d'animo che è ispirata dallo spirito. Quindi forte come era, c'erano dei giorni che diceva: io non so se ce la farò, non mi consentono non solo di agire ma nemmeno di parlare. Aveva paura di nemici sconosciuti, l'ha detto Rosi, perché prima i fascisti, i nazisti li vedevi in faccia. Questi tramavano intanto che erano membri della commissione, e lei ha lasciato un patrimonio per la difesa dello Stato che gli studiosi vedranno, ma i nostri politici, quelli attuali, non sanno nemmeno che c'è, credo, l'archivio della P2, quindi non andranno neanche a leggere mai niente. Però c'è un archivio poderoso che vale come fondazione di una riqualificazione del sistema democratico, avessimo il coraggio di andare a vederlo. Ecco perché non c'è più interesse alla politica, perché c'è stato chi ha voluto interrompere il rapporto con i cittadini. Il potere visto dai nostri ministeri era grande, ma per fare un servizio, per sistemare i farmaci, per sistemare i contratti dei medici, per andare incontro alle malattie rare, alle malattie sociali. Lei ha visto il potere di voler impossessarsi dello Stato per interessi che erano planetari, sì, ma di golpe degli stati, di accumulo di grandi risorse, di rapina delle materie prime in giro per il mondo, nei paesi più poveri. Quindi il lavoro di questa democratica partigiana per sempre non era più solo per il proprio paese, era per sistemare una logica che difendesse la democrazia nel mondo. E guardate che l'Italia forse avrebbe avuto ancora anche in questo periodo questo compito, avesse lavorato su un'Europa unita sul serio, avesse avuto gli Stati Uniti d'Europa come li voleva De Gasperi, come li volevano i cattolici, Adenauer, Schumann e De Gasperi, quindi non né laici né massoni, dei cattolici che avevano un'interpretazione autenticamente laica delle istituzioni. Avessimo avuto gli Stati Uniti d'Europa, adesso sarebbe stato un grande fattore di pace, invece di essere mescolati in una guerra che non avremmo voluto avere vicina e che invece non solo vicina, vi stiamo addirittura partecipando. Quindi questa giornata di oggi ha fatto bene, Rosi, a dirlo. Noi che crediamo nella provvidenza, un mio amico che pure è un bel cristiano dice, però quando parliamo con gli altri diciamo la coincidenza, così è il nome anonimo della provvidenza. Quindi questa coincidenza che c'è un governo che sta per insediarsi, che è lontano dalle idee nostre, quindi figurarsi da quelle di Tina. È il centenario della marcia su Roma, di uno che voleva riempire di manipoli un'aula sorda e cieca, ma noi abbiamo chi voleva aprire con una scatoletta di tonno il Parlamento. Cioè, c'è chi ancora non crede che lì c'è la sovranità degli italiani. L'articolo 1 della Costituzione dice che noi siamo i sovrani, tra diverse noi siamo i padroni dello Stato, e quindi questa democrazia, siccome è la forma, è il profilo dello Stato, è nostra, dobbiamo difenderla tutti. Chi parla, come mi vengono in mente quei cittadini che vedono la partita, sono lì belli comodi, con le gambe sul tavolo e fanno il CT, si mettono loro a dire, questi italiani che criticano e non partecipano sono quelli che hanno iniziato il rapporto con il voto, e quindi la gente che non vota, Rosi, che noi rispettiamo il voto degli italiani anche di chi non ha votato. Ai miei studenti ho osato dire, chi non vota dice io sono scemo, perché dice che lui non vale abbastanza per andare ad esprimere un parere, lo posso dire agli studenti, però dovremmo invece interrogarci noi se non stiamo capaci di rinnovare la passione civile. Ciascuno di noi, i sindacati hanno un compito, e i pensionati hanno un compito, gli insegnanti abbiamo visto oggi che è alto compito, ma anche noi che siamo seduti qui, perché oggi venire a parlare di te insieme, a stare insieme, a riconoscerci come amici, è una meraviglia, ma la fatica di parlare con quelli che magari ci insultano. Guarda che io ogni tanto sul tram, io uso la metropolitana, se intervengo, mi sentono parlare, intervengo, no? Qualche volta arrivano gli insulti, ma facendo fatica sul mio carattere, non rispondo aggressivamente, dico no, scusi, ma perché? Lei me lo sta dicendo senza aver capito,
perché se avesse capito. Quindi noi abbiamo un compito pedagogico, la democrazia. Altra cosa detta da Tina, che le vittorie non sono irreversibili. Guardate che è talmente vero, eh? Le vittorie non sono irreversibili, perché se ci si adagia si fa meno fatica, quindi si sta comodi. Invece le vittorie vanno conseguite, riconseguite, anche celebrate, perché se le celebri te le ricordi. Quindi la giornata di oggi per noi con i ragazzi ha voluto proprio dire questo, che rinverdire la memoria vuol dire far sapere una cosa, che non ci sono armi. Se c'è stata Tina Anselmi, non saremo come lei. Lei ha ragione, come facciamo a essere come lei? Però se abbiamo un esempio, ci si ispira. Agli esempi ci si ispira. Se si dice, si copia l'esempio. Poi non si è l'originale, però si imita l'esempio. Noi da noi stamattina abbiamo detto esattamente questo, ma vale soprattutto per noi adulti. Dobbiamo disincrostarci da comunità, dal credere che la vittoria è stata fatta per sempre. Vagli a spostare i telefoni lontani dai microfoni. No, i telefoni. Il 5 settembre abbiamo visto che telefono. Sposta il telefono. Non sono il telefono. Dobbiamo assolutamente costruirci. Abbiamo dei mesi, speriamo. Se sono 5 anni mi dispiace tanto. Se abbiamo dei mesi nei quali cercare di ricostruire. Ciascuno di noi conosce un segretario di partito, un militante, un deputato. Lavoriamo con loro per far che nei mesi che abbiamo davanti imparino a riconoscere le priorità che sono la vita. Le priorità sono la vita. Quindi la salute, la scuola, il lavoro. Guardate che i diritti civili sono un contesto, ma ciò che conta davvero per le nostre famiglie sono la salute, la scuola e il lavoro. Se il PD non fa squadra su questi grandi temi, sui quali dobbiamo andare a riformare ancora, perché proprio sono i temi nei quali dover fare le riforme. E per fare le riforme devi avere la maggioranza del paese. Per la maggioranza del paese devi convincere il paese. Per convincere il paese devi spiegarti, dire qual è il tuo disegno. Ma se non sappiamo manco come il disegno. Siamo andati in una campagna elettorale senza dire chi eravamo, solo chi non eravamo. Non questo, non questo. Contro. La nostra proposta è la proposta alla Anselmi, che anche quando non parlava sapete da che parte stava. La gente deve sapere da che parte stiamo. Se siamo nostri. Se siamo umili, la gente deve seguirci, ha paura di sbagliare. Dici, magari hai capito una scarpa sbagliata, non possiamo essere timidi, magari un po' arditi, un po' così, anche qualche volta come Rosy e io, anche un po' eccessivi, ma almeno la gente sa da che parte stiamo. Guardate che non essere chiari vuol dire difendere la libertà, perché la libertà è verità. È stato detto nel Vangelo, ma l'ha detto perfino Gramsci, e solo la verità ci rende liberi. Chi non dice la verità non è in grado di avere poi dei discepoli, non è in grado di far sapere da che parte stare. Le donne che abbiamo citato stamattina, Riotti, Tina, ce ne sono state altre che sono davvero madre della Repubblica, alcune madre della Costituzione, 21 donne sono state costruite. E guardate che, avendo dovuto studiare per l'anniversario, no, siccome l'hai fatto tu, abbiamo visto che i grandi emendamenti erano tutti delle donne. I grandi emendamenti erano delle donne che mettevano insieme culture così diverse, perché le donne democristiane cominciarono 9 a 9, poi c'era socialista, eccetera, ma 9 a 9 erano riusciti a fare emendamenti in cui ci stava dentro la cultura di tutte e due le parti di causa, dei comunisti e dei democristiani, che avevano un alto ruolo, vero, come mediatore, poi come sull'articolo del matrimonio. Però queste donne sull'articolo 3 soprattutto, sull'articolo del lavoro, hanno lasciato il segno. Allora, adesso questa ultima cosa mi fa per dispiacere dirla qui dove siamo già convertiti, ma guarda che dobbiamo lavorare sulle donne che partecipano alla politica. Non possono essere le segretarie di partito perché hanno bisogno del posto in lista.
Questa è una vergogna. Io mi vergogno per loro che non hanno parlato mai. Perché sapevano che erano le elezioni. Tina Anselmi non è stata messa in pista in un collegio sicuro, anzi in un collegio insicurissimo anche nel piano, tanto in vista, appena la prova di collegio. Quindi non si era preoccupato di piacere al segretario di partito per avere un posto sicuro. E soprattutto non ha suggerito mai il presidente della Repubblica che erano vicino ospiti di farsi una felice vita almeno. Lei dal partito, a causa di essere stata partigiana per sempre, ha pagato i prezzi. Abbiamo posto niente di essere democratici, di partecipare, almeno a noi che non costa nessuna fatica. Cerchiamo di essere testimoni di chi ha lasciato anche la vita. Però conosciuta troppo da vicino, per promuovermi quando parlo di altre cose, mi non aiuto più neanche nel vedere il libro. Però questo è più facile da trovare, cari amici. Perché amici sono ancora contento della comunità che faccio, ma io sono invece contento perché è un libro scritto in maniera facile. Le frasi che ci sono ve le ricorderete anche voi a memoria. E c'è un pezzo sulla politica, caro Scotti, così resta che risponde Tina alla mia non risposta, perché invece ho lasciato lavorare il cuore. Allora, era la parte in cui si parlava dell'arte, la Rosa prima. Allora, l'arte rimane tutto il mio interesse, era fantastica perché andavamo a vedere le mostre, poi andavamo con le stiliste, lei era amica delle Fendi. Ma continuo a pensare che nulla sia più esaltante della politica, attività totalizzante, arte anch'essa, che tanto pretende e tanto dà la partecipazione, permettendo di influire sulla vita degli altri. Pensate che valore si influisce sulla vita degli altri, di modificarla, per quel poco tanto che gli esseri umani è dato di incidere sulla loro destino. È un atto gravissimo uccidere la speranza, oltre che un atto stolto, perché così facendo si perde il bello della vita. Ma non vale che la politica fare e non ti ricostruisce speranza. C'è chi ha vinto le elezioni creando paura, creando incertezza e dicendo solo io vi salverò. L'abbiamo già visto. Il secolo breve ha avuto un lunghissimo invece ventennio, più lunghi di 30 anni. Con stupri, ammazzamenti, tradimenti, deportazioni, 20 anni che sono stati lunghissimi per la dignità della persona conculcata. La speranza, invece, è proprio un dono della politica. I cristiani sanno che è una virtù, chi non è cristiano sa che è l'unico modo per poter credere nella vita di domani. Chiedo alla nipote Valentina di dirci brevemente che cosa attenderebbe della personalità di sua zia per dare vitamine ai nostri giovani, al modo di fare politica. E anticipo una domanda che vorrei rivolgere all'onorevole Bindi, che ha già sfiorato tema specifico della sanità, del servizio sanitario, non è ridurci a dei tecnicismi, ma è un tema altamente democratico, come è stato detto, perché sulla soddisfazione dei bisogni primari si costruisce la qualità della democrazia. La domanda che faccio è questa. Il progressivo sgretolamento della unitarietà del servizio sanitario nazionale è colpa solo di chi coltiva interessi alternativi
legittimi peraltro alla pubblicità del servizio, al carattere pubblico del servizio, o c'è qualcos'altro, la mia opinione è che c'è qualcos'altro, cioè una inerzia e un'accettazione di un assetto, intanto sto rispondendo alla domanda che sto facendo, ma volevo, sono curioso di sapere la sua opinione. Fa capo all'inerzia della politica e all'accettazione di un assetto regionalista nel quale forse bisognerebbe cominciare a prendere le distanze. Questa è la mia tesi che immodestamente ho esposto per le settimane più terribili della pandemia, quando siamo riusciti a diversificare le forme di contrasto davanti al nemico più mostruoso che abbiamo mai visto nella pandemia. Grazie a tutti innanzitutto, e in merito a quello che mi è stato chiesto, allora mia zia è diventata staffetta partigiana all'età di 17 anni, quindi ha imparato la madre, quella che poi sarebbe stata la nostra Repubblica, veramente da giovanissima, e credo che questo sia molto importante, nel senso che lei anche poi appunto durante tutta la sua carriera politica non ha mai dimenticato quella sua esperienza, e quindi il bene sempre della Repubblica è di sopra anche del bene suo personale. Quindi diciamo questo è un po' lo spirito guida che ha sempre avuto in Italia. Poi è stata una persona, dirò una cosa molto banale, ma se ci pensate anche appunto al fondo d'occhio era veramente pregnante, la sua idea è stata una persona onesta, veramente ha fatto dell'onestà uno dei suoi principali credi, e quindi l'onestà unito appunto al lavoro per la Repubblica ha fatto sì che tutto quello che lei ha fatto è sempre stato non in virtù appunto di interessi personali, di gruppi ristretti, ma in virtù del bene comune, e questo è quello che le persone l'abbiano sempre avvertito e capito, ed è per questo che ancora oggi siamo qui a parlare. E mia zia era una persona anche molto semplice, molto normale. Io una volta l'ho definita una persona normalmente eccezionale, perché ha fatto della sua normalità la sua eccezionalità, e lei ha sempre amato circondarsi dalle persone. Io mi ricordo anche molto privati, no, delle nostre vacanze, in cui lei comunque qualunque persona la fermasse per strada, quando andavamo in passeggiata, chiunque incontrasse lei si fermava, ci parlava, ascoltava le persone e i loro bisogni, e questi sono tutti valori che credo che se i politici di oggi in qualche maniera, vuol dire, recepissero, probabilmente non ci troveremmo nella situazione in cui in realtà ci stiamo trovando. E lì anche la mia, che penso che potrà vincere qualcosa. Tra l'altro abbiamo fatto un libro insieme adesso, no? Ci hanno interessato come ministro della Repubblica della Sanità insieme, però volevo che si apre la grande ricordo di Nazione. Ma quando avessi fatto la domanda, quindi che si è data la risposta. No, che la domanda sia il proprio. Per farla breve, la sanità è un mercato asimmetrico, dove chi domanda è debole e chi offre è forte. Perché quando io sto male, o anche come diceva prima Maria, quando io penso di star male, o comunque quando io devo difendere al di là della malattia, perché questa è l'impostazione dei servizi universalistici, che non si devono limitare a rinforzare la malattia, devono produrre salute.
La salute è qualcosa di più della mancanza di automatica, no? Come dice l'OMS, è lo stato di benessere complessivo della persona, persino quello sul umano, potrebbe essere psichico, fisico, ma. Io che mi domando mi trovo una forma di ignoranza, anche se sono parte di una comunità fatta da 60 milioni di persone in Italia e di miliardi di esseri umani nel mondo, perché il virus ci ha insegnato, è un bene globale, no? Per quanto siamo in Italia, siamo deboli rispetto a quello che offre il mercato, uno scambio della domanda offerta, perché sono poteri poveri, inutile che ce ne nascondiamo. E le case farmaceutiche sono le grandi multinazionali, in questo momento hanno lavorato con il PIC, no? Abbiamo visto quanto è stato difficile cambiare che non ci siamo riusciti a prendere il vaccino, perché io che sono favorevole alla proprietà intellettuale, ai brevetti, dico che quando arrivano i documenti devi prendere le scuole, perché tu non puoi rivendicare un guadagno su una ricerca che peraltro è stata finanziata con denaro pubblico e privare l'intervento fondamentale di umanità, no? Lo stesso si può dire, guardate, dico, faccio una serie perché non vorrei, le case farmaceutiche sono tutte queste, lo sa benissimo, ma lo so bene anch'io. Soprattutto quando hanno un direttore, se che venivano alla CGL, quando hanno un direttore di farmacistica, facevano tipo la da ministro perché il direttore deve essere fatto. E quando poi andano di sinistra mi attacco dicendo che io ho fatto una fondazione a organizzare, che ha più avvisato il servizio sanitario nazionale. Si chiama Marito, non rispondo per non dargli importanza. Ma questi punti siamo. Ma forti sono medici, forti l'università, forti sono persino sindacali, cioè, se anziché difendere il diritto al lavoro perdono magari qualche privilegio. Forti sono i direttori generali. Tutto è forte rispetto alla persona. Allora, è chiaro che loro hanno il loro interesse. Cioè, un proprietario di un ospedale privato, cioè, un imprenditore romano, è legittimo che vuole fare profitto. Se no, che fa un imprenditore a fare? Il problema è che produce una merce un po' strana, un po' delicata. Allora, se in questo mercato si mette una città in mezzo alla politica, che ha la funzione di difendere quello che ha gli interessi dei forti, è chiaro che si arriva a tutto nel quale la funzionale normale. Fare una riforma in senso universalistico come invece in Tanzania, come abbiamo cercato di difendere Maria Pia, vuol dire stare con la schiena libera alla decisione. Vuol dire che la politica deve essere libera dagli interessi. Vuol dire che a un certo punto vai anche contro, come dire, una sorta di consenso facile, perché guarda caso, il governo di mezzi di comunicazione, se volete che faccia il nome di chi è lo stesso proprietario di imprese sanitarie e proprietario di giornali, faccio in fretta, anche la giornalista di Sanchez. No? È chiaro che allora, questo è il punto. È chiaro che ci vuole una forza a fare il servizio della sanità. E poi questo è un c'è anche più caro. Allora, per venire anche a una componente principale che lei ha toccato. Lo scritto l'ho detto anche io. Io mi sono pentita di un lungo momento. Io credo che tutto questo. E sì, la ritorno sul titolo della titolo quinto? Primo, perché la facciamo a maggioranza. La Costituzione non si chiama a maggioranza. Va bene? La Costituzione si chiama tutti insieme. Poi ci sono stati altri che hanno fatto questa cosa, non si è dire poco italiano sa la Costituzione, ma noi abbiamo creato un precedente che ci verrà in faccia tutta la vita. Bene? Secondo, perché non per quello che c'è scritto, ma per modo in cui è stato applicato. Allora, in tutti i sistemi regionali dell'Europa c'è un governo forte nazionale. In Canada non consiglia mai la sostanza generale, non consentono le loro leggi di fare quello che fanno le nostre regioni. Perché è grave che cosa è grave? Noi ci pensiamo, le regioni che sono organizzate non possono fare quello che vogliono.
Non tutti i principi organizzativi sono coerenti con i principi di servizio sanitario nazionale. Se io mi insegno al popolo di Normandia, avete il 50% di ospedali privati e quindi il 50% di imprenditori che hanno profitto su un sistema a tempo che non è assicurativo, perché nelle assicurazioni c'è competizione anche tra chi trova soldi, non solo tra chi spende. Noi abbiamo un'entrata fiscalità generale. Il fondo sanitario è questo. E chi lo consuma? Lo consuma facendo soffitto. E chi non lo sottrae? Ora, con la sottrazione di percentuale di privato, non c'è vantaggio. Allora, è possibile che il Ministero non sia in grado di governo, non sia in grado di dire la ragione di quella che è? No. Cioè, non ha più deficit degli altri, grazie. Carta con la mobilità passiva di quelli che arrivano, attiva di quelli che arrivano dalle altre regioni e continua la strada della Commissione della Carta. A tutti andare, questi sono profitti infiniti, non vedi il contrario di questo lavoro. Chi rompe l'integrazione di forza sanitaria o l'ospedale del rapporto ospedale delle regioni? Ma perché noi abbiamo avuto un centro sanitario peggio che ha aggiunto la comunità? No? E quello che ha preoccupato non era la sua ma era la mortalità. Cioè, perché siamo pochissimi personali, però, attenti, che fino a fatto la e come sono stati abbandonati i nostri anziani, i nostri cronici, guardate quello che dico. Perché in alcune regioni c'è stata una mortalità? Perché c'è stata una continuità domiciliare, territoriale, ospedaliera e sociosanitaria. Allora, se poi si fa la riforma del PNRR, delle casse della salute e delle casse della salute, e noi vedo, normale, io ho visto, e mi dispiace di dire che c'è un ministro della nostra parte politica, tu non puoi rispettare il decreto ministeriale, una parte descrittiva e una parte descrittiva, che vuol dire? Cioè, io mi descrivo come dovreste fare, però attraverso la descrizione mi consente di fare la verità di quello che dovreste fare. Quello che c'è scritto nella riorganizzazione del territorio, che vale per tutti, in alcune regioni, come l'Emilia Romagna, un passo indietro, e non tutti. E tutto questo perché è stato fatto? Per consentire alla Lombardia di arrivare insieme a sostenere attraverso la Lombardia che le case di comunità possono essere anche giuste da scivare. Ora, se il privato non è grande responsabile della mia, questa è un carico. Per la casa della comunità, per servire a questo, io vedo che il sistema della cinque posso solo, completamente, non soltanto le medicine, perché se io sono povero o sono disoccupato, il virus si vive con la macchina in padre in maniera diversa, molto diversa. Allora, prima cosa da correggere, verifica della coerenza dell'organizzazione con i principi del sistema. Non tutti i modelli organizzativi sono coerenti con l'universalità, la globalità, l'integrazione, tutte le cose, tutte scritte, ancora in vigore nel nostro paese, tutte nel nostro paese. Che deve fare? Io spero il governo. Avrebbe dovuto fare il governo precedente, soprattutto forte della nuova, diciamo, letteratura che doveva essere come ha gestito il governo per niente. Il Covid, che questo governo ha gestito bene il Covid. La vaccinazione, allora, prima cosa che arrivano 100 miliardi, mi capisco perché sono 18 la sanità. Sono 18. Chi ha pagato questo fatto? Poi perché sono investimenti? Se io costruisco case della comunità o con una vaccinale, ma non ho la possibilità di avere personale che è veramente grande, al fine do in appalto ai privati anche se posso fare. Scusate, cioè io mi accorgo che sia. Perché le vedo nella mia città, non esisteva il privato. Adesso tu vai, fai una telefonata e stai giù, ti fai qualunque accertamento diagnostico che sei stato per il tuo verità di disponibile nel sistema pubblico. Mi vuoi spiegare perché? Perché non c'è il personale. Perché si è ancora attento del personale. Non esiste in nessun settore della pubblica amministrazione, c'è solo il sistema. Queste sono, cioè è chiaro che non sono andate a lui. E glielo dico molto chiaramente. E poi ritengo che si debba
non pensare che vuole decentralizzare sul territorio. Questa è la ragione, ma è la ragione con secondo i principi costituzionali, che tu non puoi smantellare il sistema come questo perché consenti di fare delle esperienze immaginabili. L'abbiamo fatto per la vita sanitaria regolare, tutta la società, facendo il campo ai tre grandi superando l'università. Ma mi volete dire, io che sono in provincia di Siena, come mi governa lo stesso direttore generale a quello che sta affrontando la rete? O in caso in team, anche la territorialità è un'importanza perché anche il giorno. Quindi io su questo sono, come dire, sono veramente, di vedere che se fate la domanda si dà la risposta. Scusate se manca Roma, se tutto questo fa in questo punto di una scelta, ci noi facciamo così. Gli italiani partecipano come hanno fatto negli anni 70, come hanno fatto la società delle forme qui, e lo scelgono. Non lo stanno scegliendo, lo stanno subendo. Anche il personale si sta allontanando, anche lasciano tutto il vanno di privato per riguardare il freno. Ultima cosa, cioè si costa poco la sanità a finanziare la fiscalità generale, e come costa meno. Perché come si fa fatto l'assicurazione di 60 milioni di persone? È chiaro che pagano il paio più basso, no? Ma nonostante questo, sentiamo il ricorso a forme di assicurazione, a forme integrative, ci non costano nulla, quindi le paga il privato, no? Perché ci sono le detrazioni fiscali. E le detrazioni fiscali sono soldi tolti alla comunità a cui fare servizi a tutti. E quindi un po' dopo di non messo questa cosa, francamente. Dopodiché, ora c'è la disagio che sono i migliori, per quello che ci aspetta, però io penso che nella società la dobbiamo organizzare la sua posizione, per non farci buttare via un bel cittadino. Finito le mie domande, mi sarò dato anche la risposta, però Rosy Bindi l'ha spiegata molto meglio. Grazie. E se dovessi, ammesso che non ci siano interventi, ma l'orario ci consiglia di chiudere, se dovessi fare una sintesi, direi che abbiamo visto una bellissima scuola intitolata a una figura luminosa che ci ha dato una iniezione di speranza, che è un ingrediente fondamentale, come ci è stato ricordato. Abbiamo non inappropriatamente parlato diffusamente di un signor problema come è quello del servizio sanitario, e quindi l'agenda ha un foglio con una cosa che, se funziona così, può andare avanti a scuola. L'altro foglio, diciamo, è un tema di lavoro enorme per il quale credo occorrono delle cose impalpabili che si chiamano idee forti, cioè riportare le cose a un assetto più conveniente per gli interessi della gente. E quindi, se ci sono parlamentari, come voi siete stati, desiderosi di dare un senso al loro mandato, da lavorare ne hanno. Serve ritornare a scegliere i parlamentari, perché se vengono fatti dalle sedi di partito, per di più in territori diversi, invece che lasciarla sul proprio territorio e misurarsi con la propria gente, non solo non votano i cittadini, ma la politica viene meno. Non c'è la politica, cioè, diremo con un nostro amico, la politica è altrove, l'aspetteremo là. Ma dobbiamo costruire noi le cose che ha detto poco fa Rosy Bindi. Dicono che la 833 fu anche un grande, fu anche molto partecipata. Tina ha sbloccato con l'aiuto dei sindacati, solo il Partito Liberale ha votato contro la 833. Adesso bisognerebbe che tutto ciò che ha detto Rosy, quello che dico io, oramai forse la vera campagna è di giro parlare del sistema sanitario, perché forse si capisce che viene eroso alle radici sull'uguaglianza dei cittadini. Credo che sia. Noi lo facciamo quasi tutti i giorni,
sfogandoci anche su questo PNRR che è soltanto un mattone, altro che cultura della protezione della salute. E sono atterrita da quello che potrà accadere. Il personale va nel privato perché prende di più e perché anche se è pensionato lavora, quindi il problema delle pensioni, l'età dei medici, il metodo di esatto, non parlo perché guardate che c'è una distorsione del sistema attorno alla sanità che è proprio preoccupante, ha a che fare direttamente con la difesa del sistema democratico. Voi mi avete invitato anche come Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, cristiani. Se non c'erano i cattolici, forse gli alleati non aiutavano nemmeno la resistenza. Cerchiamo anche di dirci di cosa hanno fatto i cattolici per questo nostro paese, come Tina che non voleva sparare, come Zaccagnini che vince la pistola ai rosari in tasca. Noi dobbiamo queste cose dircele per unirci, non per differenziarci. Rosi ha detto che nell'Ampi abbiamo anche la nostra amica di Reggio Emilia, credo, la Sogliani. Albertina di Reggio Emilia? Sì, è la vice nazionale dell'Ampi, quindi non abbiamo questo problema. Io sto cercando con la società nazionale cristiana di far riemergere un mondo che è stato dimenticato perché l'altro era troppo forte ma anche troppo colorato per fare che riuscissimo a contrapporci. Allora, in questi giorni celebriamo un altro grande partigiano che è stato un uomo che avrebbe ricostruito anche il sistema energetico italiano, ma è stato ammazzato da quelli come la P2, è stato ammazzato perché altrimenti il nostro paese in termini di sviluppo aspettò diverso. Il 27 di ottobre, tra qualche giorno, celebriamo il 60° anniversario della sua uccisione, io la chiamo così, in ogni conferenza. E ne stiamo parlando con i giovani, perché il discorso clima e energia mi consente un aggancio, e andiamo a raccontarlo nelle scuole. Mattei ha fondato nel 47 l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, quindi è il nostro fondatore, lo celebriamo anche da questo punto di vista, solo in termini di gratitudine, perché la gratitudine invece è quella nazionale, per un uomo che ha saputo dare al paese con la sua vita, prima da partigiano e poi la vita fisica, come un costruttore della democrazia e dello sviluppo dell'Italia. Grazie alla vostra attenzione. Mattinata che secondo me è stata veramente meravigliosa dall'inizio alla fine. Ringrazio Rosi Bindi, Maria Pia Gravale, Valentina Marini, qui abbiamo rappresentanti, diversi rappresentanti della sanità e abbiamo approfondito anche questo tema, ci tenevo molto perché io questa preoccupazione la condivido tantissimo e abbiamo trovato due persone che ne hanno parlato in un modo che è difficile sentirne parlare oggi. Questo mi dà un po' di rammarico e anche di nostalgia, però resistete e non vi faremo sentire, insomma, vi chiameremo e se ci direte sì, saremo al vostro fianco. Grazie.